Buongiorno parrucchie Randi, siamo di nuovo qui. Oggi facciamo una cosa fighissima che siamo abituati a fare in accademia per dare un valore aggiunto ai prodotti. Spesso le persone pensano che il prodotto si metta sull'epidermide, rimane lì e idrata un pochino, ma in realtà ci sono degli attivi e quindi dallo shampoo al balsamo, alla crema, ai sieri, al latte detergente, qualsiasi prodotto è veramente attivo. Quindi oggi faremo vedere una cosa semplice, tenete presente che si può fare tutto, è una crema idratante e nello specifico Antonella, che è la nostra docente del laboratorio scientifico in Essence Academy, ci narrerà quindi step by step Una e alla formazione. fine avremo una bellissima crema idratante. Esatto, Pronto? Vai! esatto. Buongiorno, innanzitutto mi presento, sono Antonella Stabile, docente di dermatologia e cosmetologia in Essence Academy, sede di Monza. Nulla, il mio percorso in Essence è cominciato 2 anni fa, per cui dopo una piccola, diciamo, collaborazione con un'azienda cosmetica multinazionale, diciamo all'avanguardia e competitiva a livello del mercato, e dopodiché ho cominciato questa esperienza bellissima che mi sta dando tanto in Essence e lì insomma sto crescendo insieme a tutto il team docenti, ai direttori Monica e Pierpaolo e devo dire che siamo una grande famiglia. Io seguo i ragazzi nelle materie appunto scientifiche, quindi cosmetologia e dermatologia con il laboratorio scientifico. Oggi prepariamo insieme, come diceva Monica, una formulazione semplice, una piccola formulazione di una crema viso. Ho scelto di prepararla con un olio essenziale dedicato che ha i fiori d'arancio Ottima e formazione. profumazione fresca, anche perché siamo In in estate, estate. per cui ideale per questo periodo. Questa formulazione, diciamo, è diciamo, creata con un metodo molto semplice che è il One Pot. In pratica, cosa succede? In un unico contenitore di vetro Pyrex andiamo ad aggiungere sia la fase acquosa che la fase oleosa. Dunque, le due fasi, ovviamente, per poter coesistere, quindi olio in acqua, devono in qualche modo essere aiutate in modo tale che si vanno a miscelare. Qui E facciamo gli questo. esempi per far capire. Allora, qui è come cucinare, quindi se uno a Esatto, casa deve fare le lasagne, deve deve avere avere la degli ottimi ingredienti. ingredienti e seguire la ricetta, se no non è una lasagna. L'acqua e l'olio, se voi prendete un bicchiere di acqua e ci mettete l'olio, si fanno tutte le goccioline e quindi non stanno insieme. L'emulsionante invece, che è appunto la sostanza che riesce a tenere insieme l'acqua e l'olio, deve essere aggiunto all'interno della crema, se no questa si Sì, separerebbe. E cioè, Anto, nel dettaglio. rimane praticamente, si rimarrebbero sempre due fasi separate, quindi la fase oleosa su, la fase acquosa sotto, e all'interfaccia si creerebbe questa, diciamo, separazione. Quindi quello che fa l'emulsionante è andare a rompere proprio le forze che si generano all'interfaccia acqua-olio e quindi far sì che i due liquidi risultano miscibili. Quello che che ho scelto di adoperare è un autoemulsionante, Monica, che in realtà è un po' diverso rispetto agli altri emulsionanti, perché in genere nelle formulazioni cosmetiche andiamo ad utilizzare solitamente 2/3 emulsionanti che lavorano in sinergia per andare a fare questo lavoro, quindi per creare l'emulsione. Esistono però delle sostanze che invece riescono singolarmente a fare questo e si Ah, chiamano autoemulsionanti, cioè emulsionanti non hanno bisogno di altri emulsionanti per sottoterra. poter fare l'emulsione. E quindi abbiamo preso il nostro Cosguard, il nostro autoemulsionante. Dopodiché aggiungiamo i due principi attivi della crema, che abbiamo scelto, quindi una crema idratante, nutriente, emolliente, quindi saranno il burro di karité e la glicerina. Burro Perfetto. di karité, secondo me, è un vero e proprio elisir di bellezza, cioè ideale per la pelle, per i capelli, ma anche per le cicatrici, per le smagliature, insomma, è un po' perfetto per tutto. Sappiamo che deriva dalle noci di karité, che sono proprio dei semi marroncini, dove all'interno troviamo solo sostanze grasse, dopodiché viene estratto a freddo, mediante spremitura a freddo, proprio il burro di karité, che ha una consistenza, diciamo, pastosa di colore biancastro, ha un sapore dolciastro e un odore che potrebbe veramente somigliare a quello del cioccolato. Ah, che figo! Quindi, diciamo che potrebbe piacere, potrebbe non piacere. Vi racconto un piccolo aneddoto: tipo, io regalai a Natale una crema a mia madre al burro di karité.
l'anuso e la sua, il suo viso mi faceva capire che da allora mi dice burro per carità, quindi burro per carità, quindi con piacere o con piacere, ottimo. Però al cioè dal fatto che può piacere o non piacere, comunque risulta essere un agente multipotente. Degli oli, cioè, i burri abbastanza... in generale in cosmetica ultimamente vengono molto... ci stanno scrivendo? Ok, guarda che noi fino a lì non ci arriviamo, Ci dici? Allora, intervengo da fuori. Certo! L'emulsionante a freddo o a caldo? Ah, ecco, l'emulsionante va aggiunto a temperatura ambiente. Dopodiché mettiamo il nostro... Allora, soluzione acquosa, soluzione oleosa, emulsionante, tutto a bagno... Prima a freddo e poi inseriamo tutto a bagnomaria a caldo, in modo tale che, dato che l'emulsionante in questo caso ha una consistenza solida e anche il burro di karité è solido, a bagnomaria a caldo quello che facciamo è permettere che questi due ingredienti si sciolgano. E dopo i 5 minuti di bagnomaria a caldo, quindi permettiamo ai nostri ingredienti di sciogliersi, poniamo invece il nostro contenitore in un bagnomaria a freddo. Quindi il trasferimento di stato da caldo a freddo fa sì che i nostri ingredienti si addensano tra di loro e quindi si va a creare la vera e propria crema. Ok, io direi di partire. Vamos. Sì. Allora, quindi come primo step... Primo passaggio, quello che facciamo è versare la nostra soluzione acquosa nel nostro contenitore vetro Pyrex. Come vi dicevo, in vetro, perché comunque mettendolo poi a bagnomaria a caldo, la plastica potrebbe... Diciamo le sue cose, perché abbandonarci. Se qualcuno volesse... Versata l'acqua, procediamo con il... a casa, esatto. Fa disastri, soprattutto non fa esplodere la casa, ma va bene. Versata l'acqua, procediamo con la nostra fase oleosa, quindi il nostro... Ah, io ho scelto di inserire come olio vegetale l'olio di mandorle dolci, che in virtù proprio delle sue proprietà, insomma, ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti e anche elasticizzanti, per cui è ideale... Questa cosa, solitamente le donne appena rimangono incinta si ungono... Di olio essenziale di mandorle dolci, infatti è ideale per tutte le pelli ed è, diciamo, da sempre utilizzato nell'industria cosmetica per i suoi propri effetti, per il suo effetto setoso e vellutato che lascia poi sulla cute, per cui ho scelto di utilizzare questo olio. Ovviamente si può scegliere qualsiasi altro olio vegetale a nostro gradimento. Quindi versiamo la fase oleosa, come dicevo, sempre nello stesso contenitore col metodo One Pot. Ok, One Pot significa il tutto nello stesso contenitore, anziché avere tante fasi, è un metodo abbastanza semplice e veloce. E a questo punto ci sono le due nostre, come vi dicevo, le nostre due fasi che non sono miscibili, quindi non si vanno a sciogliere l'una nell'altra, quindi per far avvenire questa, la coesione di queste due fasi, andiamo a inserire il nostro emulsionante. Quindi inseriamo un emulsionante. Facciamo ordine. A questo punto io direi di cominciare a scaldare, perché noi qua siamo casalinghe, quindi andiamo a scaldare la nostra acquina per il bagnomaria a caldo. Quindi il fornello, ovviamente, fornello da campeggio, cioè esatto. Proprio lo scaldino classico, esatto. A pentola di casa, esatto. Con l'acquetta dentro, e adesso si sta scaldando. E, a questo punto aggiungiamo il burro, che poi sono le due sostanze che devono sciogliersi fondamentalmente, sia il burro che l'emulsionante. Burro di karité. Che bello! Questa roba qua mi sono sempre piaciuta. Sì. Poi è velocissimo, cioè, fate a te a casa, possono farla veramente in un batter d'occhio. E infine aggiungiamo gli 8 grammi di glicerina. Ecco, la glicerina... Qua bisogna aprire delle parentesi perché c'è tanto... La glicerina, ragazzi, è fondamentalmente, è largamente utilizzata nell'industria cosmetica in virtù delle sue proprietà emollienti. Allora, è sicuramente una degli agenti più idratanti che esiste, quindi ha una funzione proprio igroscopica
cioè è in grado di trattenere molecole di acqua all'interno della cute e di rilasciarle gradualmente, per cui quello che fa è aumentare l'idratazione dell'epidermide. Quindi sulle pelli molto secche. Esatto, chi ha la pelle secca. Dopo il mare. Bravissima. Perché ovviamente al sole l'acqua presente sulla pelle evapora ed è il motivo per il quale sì, appare bellissima, ma però richiede molta più crema. Molta, e molta, quindi molta è una sostanza molto, molto idratante con un effetto umettante, fa questa azione che ha appena spiegato Antonella. Esatto, quindi anche l'azione lubrificante e emoliente proprio. Addirittura, Monica, in alcuni quando viene utilizzata in formulazioni, quindi con una concentrazione elevata, quindi parliamo di superiore al 40%, quello che fa è esplicare un effetto conservante. Ah, quindi va ad aiutare l'azione del conservante che solitamente si inserisce, la glicerina con una concentrazione però elevata, quindi non gli 8 grammi che abbiamo messo oggi, potrebbe esplicare in questa funzione. Qual è il limite della glicerina? Il limite è proprio l'effetto appiccicoso. Quindi questo effetto tende ad aumentare proporzionalmente alla sua concentrazione all'interno della formula, okay, per cui dobbiamo un po' limitare in qualche modo. Ok, a questo punto io direi di iniziare a scaldare il tutto. Vediamo se riesco a non alzarmi, a stare tranquillamente seduta sulla mia postazione. Ok. Io provo a lasciarlo. Allora, immergiamo il nostro contenitore in modo tale che... Quanto deve stare a mollo? 5 minuti. Ok. Quindi in modo tale che gli ingredienti si vadano a sciogliere. Ci hanno scritto? Così gli rispondiamo nel frattempo. Fanno ok. Wow. No, sarebbe Alberto carino. Alberto Gergo ti saluta. Ah, caro! Ciao! Giancarlo Lauro dice ok, vabbè, Alfio, voi dovete sapere che Alfio Lanzafam in realtà non dovrebbe farsi domande perché lui è un super tecnico. Ah, cavolo! Vabbè, ma noi siamo preparate. Poi Walter Carboni, anche lui ok, Andrea Colombari. È un super tecnico e di cosa si occupa nello specifico? Ah, cavolo, quindi la formulazione? Formulazione. Sì, Football. Top! Alfio! Dovrebbe venire a fare qualche lezione ai ragazzi, perché venire. Purtroppo il limite dei ragazzi è non capire uno, bene. C'è anche uno, c'è Raffaele Penza che... Ah, eccoci qua, lo conosciamo? Top, raccomandato. No, io spero che qualcuno prenda spunto e si ingegni a casa. È facilissimo, allora basta avere gli ingredienti giusti che magari le ricette poi... dove le trovano? Perché in questo caso oggi noi ovviamente le avevamo, ma su internet ci sono? Su internet qualcosina si riesce a estrapolare. E si possono acquistare i prodottini per chi si ingegna? Assolutamente su Amazon. Anche io ho visto Su Amazon tranquillamente ci sei, c'è una vasta gamma di ingredienti, poi un po' di manualità che non ci vuole. Beh, come tutte le cose, a me viene in mente quando abbiamo aperto la scuola, la mamma di una ragazza che io saluto, Katia, e si era ingegnata da sola e quindi si era comprata tutto, no? E si metteva lì la sera a casa e si faceva la sua crema anticellulite, certo, la sua crema antirughe, e dice vado lì una volta al mese, mi preparo, faccio tutte le mie cose, così poi dopo, in effetti per una donna è un grosso risparmio se ci pensi. Sì, ma guarda che... Perché poi te li fai a tua immagine e somiglianza, come li vuoi tu, non so come dire. Esatto. E... poi dobbiamo dire anche che sono abbastanza naturali come prodotti, cioè nel senso non vai sicuramente a mettere siliconi, no, paraffina o olive minerali, roba del genere, che purtroppo trovi comunque. Nell'azienda cosmetica, nell'azienda ovviamente. Hanno un'azione occlusiva, è come se uno dovesse mettergli una pellicola in faccia e non farvi respirare, quindi hanno questo effetto all'interno della crema molto setoso, sono le sostanze che hanno questo aspetto proprio... oddio me la mangio, e molto setose quando le mettete, però la loro azione finisce lì perché poi ovviamente hanno questa azione occlusiva, esatto, sono molecole molto grosse che non penetrano e rimangono e di conseguenza quello che fanno è non far penetrare neanche i principi attivi presenti poi all'interno della crema. Quindi però insomma,
nelle aziende cosmetiche questa cosa si sta molto allineando, tante aziende stanno eliminando questi prodotti. Infatti si vede, ci leggono sui packaging oggigiorno ormai, a paraben free, silicon free, ormai c'è tutto. Una cosa che facciamo noi all'interno dell'accademia è insegnare la lettura dell'etichetta INCI. Esatto. E quindi è questo linguaggio cirillico, si capisce niente, questo, che ti permette però di leggere in Francia come in Belgio i contenuti, quindi cosa c'è all'interno di un prodotto, e vedere quindi, vabbè, un prodotto per esistere ha bisogno dell'acqua, quindi acqua, come prima cosa di solito c'è l'acqua, speriamo ci sia acqua come primo ingrediente addirittura, e poi vabbè sono in ordine crescente, quindi le prime sostanze sono quelle ad alto maggiore contenuto, e man mano che si scende, diciamo, alla fine si trova sempre la fragranza e il conservante. Dovrebbe essere sì, in genere. Poi, insomma, di fondo è un po' più complicato, però questo ti permette appunto di capire all'interno della crema che cosa è contenuto, perché il prodotto è finalizzato ovviamente dai principi attivi. Quindi esatto, quando si dice una crema non fa niente o un prodotto per capelli, io generalizzo, non è vero. Io faccio sempre questi esempi perché noi respiriamo, digeriamo, metabolizziamo, eliminiamo. La nostra pelle fa la stessa identica cosa, quindi ha bisogno di ricevere, metabolizzare ed eliminare. Non entro, va bene, nello specifico, ma di fondo se lei ha bisogno di idratazione e tu gli dai nutrimento, la crema non va da nessuna esatto parte. Questo è l'obiettivo per avere risultati quando si fanno i trattamenti, che siano capelli o viso, cioè se io ho un capello sfibrato devo utilizzare delle sostanze, e se invece è grasso ne devo utilizzare altre. Vabbè, qua è un esempio con una disparità pazzesca, è abbastanza intuibile, ma di fondo bisogna saper fare bene un'anamnesi del capello e della pelle per poter stabilire quindi il tipo di trattamento e avere alla fine dei risultati. Quindi non è lavo i capelli, faccio uno shampoo, metto una cremina. All'interno dei prodotti ci sono delle sostanze finalizzate al fatto che devono riempire, idratare, riequilibrare, così per i capelli come per il viso. Ad ogni sostanza la sua azione mirata. Sì, e quindi se la pelle in quel momento o il capello ha bisogno di idratazione e riceve idratazione, ecco che rifiorisce. Se invece si usano dei prodotti non adatti, anzi il capello e la pelle ne traggono svantaggio. Certo. E queste sono cose importanti da dire, perché spesso non si sanno e non vengono valutate per gli effetti reali. Però la differenza tra un professionista... Cioè, comunicazione e servizio per Alberto, che non vede più. Alberto, prova a fare un aggiornamento della pagina, perché abbiamo detto che hai anche su tutti i dispositivi, anche per gli altri. Quindi probabilmente lui non ci vede. Un momento di crisi con la mente. Orca, mentre stavo spiegando una cosa interessantissima... Ah, ok, perfetto. L'importante è quello. E quindi, vabbè, da qui si riconosce il professionista, acconciatore o estetista che sia... nel dare poi dei risultati, cioè il risultato, io sono stata milioni di anni in cabina e i risultati ci sono. Diciamo che tu hai 82 anni. Sì, esattamente. Grazie alle creme e siccome mi curo, uso il latte detergente, la crema, le maschere, i peeling, faccio meno. Certo, ovviamente questi sono i risultati garantiti. Ah, magari ho 82 anni a essere così, ci mettere una firma gigantesca, però no, vabbè, i risultati si hanno. La costanza, io faccio sempre questi esempi, la palestra piuttosto che la dieta. Se tu vai in palestra il muscolo rimane allenato, ci vai per anni, poi due mesi non ci vai più, ciao. Stessa cosa la dieta, quindi la costanza, il fatto di continuare ad andare mantiene i risultati. Se la fai e poi ritorni a mangiare in maniera spropositata, ovvio che i risultati non si mantengono. Quindi così è per la cura del corpo, della pelle e dei capelli. Perfetto, insomma, utilizzando bene i prodotti, quelli giusti, in maniera adeguata, il risultato c'è. Esatto.
Tanto anche Antonella Funari vi saluta. Ciao, ciao cara. Io direi che ci siamo. Ci siamo. Ok. Direi che questo dovrebbe essere il risultato, cioè le sostanze solide si sono sciolte, hanno creato questo miscuglio eterogeneo. Okay. Ora, prima di metterlo in bagnomaria a freddo, lo frulliamo per 2 minuti. Che problema è lo frullo? Ok. Con il nostro fantastico mini primer. Eh sì, è come cucinare, io l'ho detto. Esatto. Cioè, è proprio... Io vado, Vuoi appoggiarti anche? Te lo tengo fermo? Ah, ok. Proviamo per 2 minuti e poi lo poniamo in bagnomaria e per altri 2 minuti. Questo qua l'hai già passato? Sì. Spegni totalmente, Moni. Giusto. Posto. È bello, vero? Beh, a scuola i ragazzi fanno il balsamo, lo shampoo. Non si lavano anche per me, non è per me. Sono tutti in attesa anche il quarto di work. Però perfetto. Adesso, dopo averla menzionata, la mette in bagnomaria a freddo. Totale che per stabilizzarle, quindi gli ingredienti si vanno ad addensare tra di loro e quindi a creare una consistenza più, diciamo, solida. Ok, quindi trascorsi 2 minuti lo andiamo a porre in bagnomaria a freddo, quindi come vedete una ciotola dove abbiamo messo dell'acqua fredda e agitiamo per altri 2 minuti. Allora, se tieni presente che compri e noi ovviamente oggi abbiamo pesato prima le percentuali, perché come ti dicevo prima, rispetto se tu fai la lasagna per 10 o per 20, hai bisogno di quantità differenti. Quindi quando li compri ovviamente il contenitore può essere da 50, da 100 ml e lo utilizzi. Perché poi ovviamente compri gli attivi, magari inizialmente è una spesa più consistente, però ti avanza e quindi li puoi riutilizzare, anche perché non è che quel prodotto ti serve solo per la crema, il conservante lo usi anche per altri prodotti. Quindi inizialmente magari c'è una spesa, diciamo, da affrontare rispetto ai prodotti da utilizzare, però poi ai fini la crema è costata niente, perché sì, un prodotto singolo diciamo che è veramente banale come costo. È ovvio che non puoi comprare solo le percentuali per fare una crema idratante, è normale che devi avere un kit iniziale, però rimane e ti permette poi di fare altre cose, cioè. Ma il bello è ingegnarsi, no? Cioè, dice ok, e non demordere, perché le prime volte magari insomma non viene, e non bisogna demoralizzarsi soprattutto. Ci siamo, la consistenza. Poi la consistenza nel tempo si stabilizza ancora di più, cioè nel senso all'inizio magari risulta un po' liquida, poi col tempo, piano piano, la consistenza diciamo continua ad aumentare. Aspetta che ti metto questo così lo metti dentro. Perfetto. Ops. Ecco qua. Okay.
Tra l'altro siamo state in una splendida lei, non cioè, abbiamo sporcato niente, zero. Tutto top. Ok, a questo punto, ragazzi, mettiamo le nostre gocce di olio essenziale, quindi abbiamo scelto questo accordo all'arancio per dare quindi freschezza alla nostra pelle. Ne mettiamo una trentina di gocce più o meno per 100 grammi. Io ho fatto, cioè, abbiamo fatto tutti le quantità per 100 grammi di prodotto, eh? Quindi poi a secondo. Okay. Allora, ci fanno queste domande: farete anche una crema idratante per capelli? Un bel condizionatore, cioè, stiamo parlando, sì, sì, tranquillamente. No. Così la prossima volta gli diamo la ricetta. Magari alla fine, se volete, vi diamo gli ingredienti per questa crema. Prendete carta e penna, così segnate. Così. La prossima volta ci dilettiamo nel fare il conditioner. E quindi a questo punto idratante, perché come spiegavo prima, quello che metti definisce poi, insomma, la funzione del prodotto. Stiamo agitando per qualche minuto e infine aggiungiamo il nostro conservante. Funzione del conservante. Abbiamo scelto il Cosgard, che è un conservante ad ampio spettro, quindi la funzione del conservante sostanzialmente è quella di preservare la fase acquosa dalla contaminazione batterica. Perché le molecole di acqua sono tra le molecole più facilmente attaccabili dai microrganismi, per cui una crema del genere, ma come qualsiasi altra formulazione cosmetica, senza l'aiuto di un conservante, ammuffisce la velocità, sì, della luce, cioè nel senso che comunque ha una durata veramente insignificante. Per cui con questo conservante non riusciamo a mantenere la nostra crema integra per ben 6 mesi a temperatura ambiente. Poi ovviamente dipende dal tipo di conservante che uno vuole utilizzare. Ne mettiamo a sempre in quantità, diciamo, proporzionali ai nostri grammi, 18 gocce. Dieci, undici, dodici, 16, 17 e 18, e voilà, mescoliamo per qualche altro secondo. A questo punto cosa ci resta da fare? Misurare, cosa molto importante alla fine, il pH. E come lo facciamo? Lo facciamo con la nostra cartina tornasole. Quindi immergiamo, ora vi faccio vedere come. Ok, ti viene. È profumatissima, tra l'altro. Allora, immergiamo la nostra cartina tornasole per un secondo nella nostra formulazione. Attendiamo 2 minuti finché si stabilizza il colore. E deve avere, vedete, qua sulla cartina al tornasole c'è, a seconda, diciamo, del grado del pH, un colore differente. La nostra crema deve, diciamo, mimare un po' quello che è il pH cutaneo, per cui deve avere un range di pH che va da 5 a 5.5. In caso dovesse essere un po' più basico, possiamo tranquillamente acidificarla con qualche goccia di acido lattico. Quindi immergiamo la nostra cartina all'interno della crema, attendiamo un paio di minuti, vediamo il colore che ne viene fuori. Che colore deve diventare, Anto? Che tra 5 e 5.5, quindi dovrebbe essere un arancione. Un arancione. Sì, un arancione. Sa che dobbiamo un po' acidificare, forse sul 6. Più verdino. Andiamo qua. No, dai. Cioè, ci siamo, Sì. Perfetto, così non dobbiamo neanche aggiungere acidificarlo. Quindi abbiamo il pH giusto, quindi più o meno deve essere un pH perfetto. Siamo state bravissime. Cioè, top.
A questo punto abbiamo la nostra cremina bella formata. Cosa facciamo? Prendiamo un bel contenitore pulito e la versiamo all'interno. Ok. A questo punto posso mettere anche qua, non ci serve più. Tanto Silvia Guzzo mette la faccia con i cuoricini. Wow. A chissà le donne, in poi effetti. Daniela Nisi vi saluta. Ciao! E poi c'è un altro... Ecco la nostra cremina, voglio far vedere com'è. Ma quanto siete brave, c'è cioè, Raffaele Prince. Paracuno. Ciao Raffaele! Buoni top, eh? È vero. Anche la consistenza, non è? È venuta top! Guarda che... dovremmo avere un bastoncino... Vuoi che... riesci a prendermi un altro cucchiaio pulito? Sì. Forse ho portato un po'. Meglio così? Perfetto. Ancora. Mi pare che la facciamo. Eccola qua. Ragazzi, io sono troppo contenta quando facciamo queste robe. Sembra vero. Mi piace un... Sembra vera, eh? È verissimo. Alla modica cifra di 280 euro. Ecco qua. Vabbè, innanzitutto bella, facciamo vedere. E è caduta giustamente. Quindi fa, sai cosa faccio? Posso? Questo è il barattolo top. Crack, non si butta io anche, niente. Io anche la voglio provare perché appena creata. Ma che profumo, Madonna. Eh? Ottimo. Direi che... Niente, quindi salutiamo. È stato un piacere come al solito. Speriamo di... insomma, avervi insegnato qualcosa di bellissimo e alla prossima, quindi il prossimo appuntamento sarà per il balsamo. Certo, idratante. Ciao a tutti! Ciao, parrucchierando!